Il rapporto con i giovani è un obiettivo dichiarato del Consiglio regionale in questo mandato, in questa legislatura, e nei giorni in cui si conclude la scuola si moltiplicano dunque le iniziative sulla Costituzione e non solo. Vengono coinvolti ragazzi e ragazze di ogni età. Il presidente del Consiglio regionale è stato anche a Bruxelles, al Comitato delle Regioni. Crescita e coesione devono procedere di pari passo, ha sottolineato nel suo intervento. Torneremo su alcuni temi dell'ultima seduta del Consiglio regionale, sono strettamente ambientali, infatti parleremo più approfonditamente del piano per la qualità dell'aria e del bilancio, ma soprattutto del ruolo dell'ARPAT. Visita istituzionale organizzata dal difensore civico, presidente della Commissione Pari Opportunità e garante dei detenuti, al carcere di Sollicciano, per valutare le condizioni delle donne detenute, soprattutto le madri, tema importante che merita attenzione. Dal parco inclusivo di Montefoscoli all'artigianato di qualità, dallo sport d'avventura all'arte, Palazzo del Pegaso è vetrina e crocevia di tante iniziative sui territori in questo scorcio che precede l'estate. Ripartiamo dal 2 giugno, festa della Repubblica, festa della nostra Costituzione che i consiglieri hanno celebrato nei loro territori. Il presidente Antonio Mazzeo ha partecipato alla manifestazione di Pisa. Essere qui oggi vuol dire essere in una giornata di festa, in una giornata di libertà. È il giorno della nostra Repubblica, è il giorno in cui noi riconosciamo che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. È un giorno bello, è un giorno che vede tutte insieme le istituzioni, il mondo economico, sociale, produttivo, e anche donne e uomini a cui viene riconosciuto il loro impegno per la nostra comunità, perché poi la Repubblica, la nostra comunità si può onorare con l'impegno nelle istituzioni ma anche attraverso l'impegno nel mondo sociale, nelle imprese, sapendo che l'obiettivo è sempre quello di offrire ai cittadini una vita migliore, di offrire più lavoro, di offrire più opportunità. La Repubblica è nata per questo e noi dobbiamo lavorare ogni giorno per cercare di fare sempre meglio e applicare al meglio la nostra Costituzione. Su Telegranducato, lo ricordiamo, da un anno ormai vanno in onda le clip dei primi 54 articoli della Costituzione, letti da attori e spiegati bene da Emanuele Rossi, professore di diritto costituzionale alla Scuola Sant'Anna, e dal suo gruppo di docenti e ricercatori, un contributo che anche noi, insieme ai nostri partner, vogliamo dare per l'educazione civica di tutti. La dimensione europea è un chiaro riferimento dell'attività di tutto il Consiglio regionale ed emerge dall'ultima missione del presidente Mazzeo a Bruxelles. È stato relatore del parere sulla politica di concorrenza al Comitato Europeo delle Regioni e ha aperto così il dibattito, ha espresso la necessità di una condivisione degli obiettivi, ha sottolineato che non ci possono essere troppe disparità tra chi può erogare ingenti aiuti di Stato e chi no, ha auspicato maggiori investimenti nella transizione ecologica e digitale, ha apprezzato le nuove norme sul mercato digitale e infine ha rimarcato che il Fondo per la Sovranità Europea dovrebbe comunque assicurare la coesione economica, sociale e territoriale di tutte le regioni europee. A proposito di esperienze all'estero, anche un centinaio di giovani toscani potranno viverne direttamente una, grazie al progetto che si ripete anche quest'anno, Intercultura. 34 di loro sono stati anche premiati nella sala del Consiglio regionale. Ma che opportunità offre la Fondazione Intercultura e da quanto tempo opera? Da 70 anni effettivamente. È stata quella che ha inventato gli scambi scolastici internazionali in Italia. Ogni anno mandiamo all'estero più di 2.000 ragazzi a vivere con una famiglia, a frequentare una scuola per un intero anno scolastico. Sono ragazzi delle scuole secondarie che fanno questa esperienza senza perdere l'anno in Italia e acquisiscono un'incredibile apertura al mondo, una conoscenza delle lingue, una capacità di gestirsi, di relazionarsi con gli altri che si era poi utile per tutta la vita. Dal presidente e da uno dei due vicepresidenti dell'assemblea è arrivato un invito a questi giovani affinché sfruttino appieno questa esperienza che vivranno. Questa sarà un'opportunità molto bella, mi auguro che le ragazze e i ragazzi possano riportare qui tanto di quello che riusciranno ad apprendere, ma possano portare anche i nostri usi, i nostri costumi, la bellezza, la storia, la grandezza della nostra terra nel mondo. Insomma, un'esperienza bella e sono contento oggi di poter essere qui insieme a tutti loro in Consiglio regionale. È una grande opportunità di relazioni con gli altri paesi di tutto il mondo, quindi la Toscana ha ospitato questa iniziativa, questa cerimonia molto importante perché i ragazzi sono il nostro futuro, un patrimonio straordinario
straordinario, portano la nostra cultura all'estero e nel contempo torneranno formati. Li abbiamo voluti salutare oggi prima che partano, ovviamente hanno 16 anni, quindi un'età bellissima, straordinaria, molti di loro non hanno avuto coraggio di rischiare, chi ha avuto coraggio di rischiare oggi va a giocarsi un pezzo importante della propria crescita personale, per questo il Consiglio regionale è vicino a tutti loro e a tutte le loro famiglie. Nell'ultima seduta del Consiglio l'assessore all'ambiente Monni ha parlato del nuovo piano per la qualità dell'aria. Punta ad evitare che tutta la popolazione sia esposta ai superamenti del valore limite di biossido di azoto e di polveri sottili, a ridurre la percentuale della popolazione esposta ad alti livelli di ozono, a mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone in cui i livelli sono al di sotto dei valori limite e lo sono stabilmente. Su questa linea si è mosso il gruppo del Partito Democratico con una propria proposta di risoluzione che alla fine è stata approvata a maggioranza e che evidenzia soprattutto un obiettivo. La salute dei cittadini, non in termini emergenziali, ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere aria più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dell'aria deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste. Insomma, passare da un chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione, con i cittadini, perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni ma si curi la qualità dell'aria per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Il dibattito è vivace, le opposizioni contestano parte della comunicazione dell'assessora, in particolare Lega e Fratelli d'Italia votano contro il documento del PD. Il consigliere Ulmi parte dalla constatazione degli ultimi rilievi della Corte di Giustizia europea su questo tema. Una per la piana lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore, che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti, quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché queste belle lettere di intenti si traducano in fatti concreti. E poi, sempre dal centrodestra, si sottolinea la questione del rapporto con i comuni, con le autonomie, insomma. Prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni, perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalsa, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze, l'inquinamento in modo particolare dovuto, come da centralina di Viale Gramsci, all'inquinamento da veicoli, oppure la piana Lucca-Pisa-Valdarno per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della Regione Toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. Parla di errori e ritardi, ma anche di qualche timido passo avanti la capogruppo del Movimento 5 Stelle e comunque due documenti che ha presentato vengono respinti. Cosa non ha funzionato allora? O le risorse non sono state ben impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per
ridurre queste emissioni, e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità, e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano, soprattutto nell'area fiorentina, e soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento, maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Un sì al documento che è illustrato in aula dal capogruppo del PD Ceccarelli arriva anche da Italia Viva. Sì, abbiamo sostenuto la proposta della nostra assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'aria in Toscana sia migliorata, ci sia un trend positivo, servono le politiche attuate da parte della regione per migliorare anche dei contesti urbani più complessi. Due sono elementi di criticità nell'area di Lucca, nell'area di Firenze, ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla Regione Toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea, quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani, e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la Regione Toscana, Italia Viva e Partito Democratico. In generale, in Toscana, per controllare l'ambiente c'è ARPAT, e il Consiglio regionale ha approvato il suo bilancio di previsione, solo che si riferiva al 2022, situazione che effettivamente stride un po' e che ha provocato una reazione bipartisan di condanna. Sì, su ARPAT si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della Regione, per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare il bilancio di previsione 2022. Avete capito bene, ratificare il bilancio di previsione 2022 vuol dire tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già speso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo del Consiglio e soprattutto di coloro che sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli, che invece diventa strategico nella regione del CEU e non solo. Non va bene perché limita le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di incidere circa l'analisi di un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023 un bilancio che prevedeva le spese del 2022, diciamo che non è corretto, quindi anche in aula non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. ARPAT è un'agenzia assolutamente importante per la Regione in un momento anche come questo, dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR. Va un po' meglio l'aspetto ormai un po' annoso della mancanza di personale, però bisogna che ARPAT sia messo in condizioni, da chi deve farlo, di presentare alla Giunta prima, al Consiglio poi, un bilancio che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti, la possibilità di incidere sulle scelte. È un fatto questo sottolineato da tutti gli intervistati, e per un'agenzia che invece oggi ha un ruolo fondamentale. Sul bilancio, valore della produzione 52,3 milioni, contributo della Regione 48 milioni, maggioranza e opposizione si contrappongono. Uno dei nodi che emerge è anche quello del personale. Siamo di fronte a una situazione in cui il personale che si è aggiunto potrebbe però avere, diciamo, delle ripercussioni in termini proprio di bilancio. È una sollecitazione, un'osservazione fatta dai revisori, così come è lo stesso ARPAT che precisa come il ritardo dello stesso bilancio è causa diretta della Giunta e dei ritardi nell'operazione della Giunta. Si può, diciamo, ben comprendere come sia difficile per un consiglio regionale fare la propria attività di indirizzo di fronte a dati che sostanzialmente ci vengono sottoposti a ratifica. L'ennesima, diciamo, dimostrazione che non solo la Giunta è in ritardo, gravissimo su temi cruciali, ma che soprattutto il consiglio regionale non può continuare a fare da mero passacarte. Intanto in Commissione Territorio e Ambiente ci sono state le consultazioni sull'adozione del nuovo piano dei rifiuti, piano regionale dell'economia circolare. Sono state ascoltate in particolare le categorie economiche. C'è un altro argomento di cui si è parlato e ha ancora a che fare con la gestione dei servizi, anche l'acqua, ed è quello della Multiutility Toscana, un progetto già avviato che però suscita ancora un forte dibattito politico. Stavolta l'iniziativa, con un'interrogazione, parte dal Movimento 5 Stelle.
Il presidente Gianni continua a parlare della multi-utility come se fosse qualcosa che un soggetto che rimarrà pubblico, manterrà la pubblicità dei servizi e soprattutto andrà a beneficio degli utenti che dovrà avere delle tariffe più basse e delle aziende stesse che all'interno della multi-utility troveranno il loro spazio. Non esiste un singolo documento dove tutto questo venga certificato, messo nero su bianco. Le uniche cose che vediamo nero su bianco sono il parere della Corte dei Conti che ha dato a dei comuni che lo hanno chiesto proprio al riguardo per cercare di capire quali sarebbero state le derivazioni di un'operazione di questo genere per il loro comune, per il loro ente. Ebbene, la Corte dei Conti, con cui evidentemente la Regione Toscana non ha un grande feeling, di nuovo si è espressa dicendo che la sostenibilità finanziaria del progetto è seriamente in dubbio e ci sono molte altre criticità. Il progetto ha determinate condizioni, è valido, dice invece, in sintesi, il capogruppo di Italia Viva. La prospettiva è una prospettiva interessante, evidente che va visto come nasce nei territori, come tutta la Toscana ne può essere partecipe, è una questione che riguarda essenzialmente le amministrazioni comunali, i propri consigli comunali, la partecipazione dei comuni alle società dei pubbliche dei servizi e non solo, anche gli investimenti di partner privati che molto importanti che in Toscana già esistono, altri che potrebbero arrivare. Ovviamente una sinergia potrebbe essere positiva, quello che è mancato in questo momento è una condivisione complessiva, diciamo, di tutto il territorio toscano e una progettualità finalizzata non tanto ad ottimizzare i profitti delle società dei servizi quanto a migliorare i servizi ai cittadini, renderli più economici e soprattutto più a portata di mano. Quindi la risposta dovrebbe essere data ancora, a mio avviso prematura rispetto alla positività o meno di un'organizzazione del genere, solamente se le aziende pagheranno meno, se i cittadini pagheranno meno e se i servizi saranno migliorati. Si aprono le porte del carcere di Sollicciano a Firenze per Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti, Lucia Annibali, difensora civica, Francesca Basanieri, presidente della Commissione Pari Opportunità. L'obiettivo di questa visita istituzionale era quello di approfondire la condizione delle donne detenute e soprattutto le madri. Non faremmo il nostro lavoro di Commissione Pari Opportunità se non cercassimo di aiutare tutte le donne, comprese anche quelle che sono in difficoltà e quelle che sono in carcere. E anche appunto cercare di portare più diritti a queste donne. Quindi ci siamo rese conto della loro situazione, che cosa fanno durante la giornata, quali sono le loro richieste sia per la loro vita in carcere ma anche per la loro vita futura. E quindi insieme poi al garante dei detenuti e alla difensora civica costruiremo dei progetti proprio per aiutarle. Un confronto sicuramente emozionante, comunque le visite in carcere ci interrogano sempre un po' nel profondo, ci mettono di fronte a storie di sofferenza e sarà nostro compito quello di unire le nostre forze, le nostre esperienze, i nostri pensieri, quindi le riflessioni che sono scaturite da questa visita per provare a dare un nostro contributo, per vedere se è possibile dare a queste persone delle nuove opportunità, più possibilità. Al Palazzo del Pegaso invece si sono susseguite le presentazioni di tanti eventi, nel caso di ceramica a Montelupo Fiorentino si valorizza l'artigianato di qualità, appuntamento dal 16 al 18 giugno. Il filo conduttore sarà la macchina del tempo, la manifestazione vuole raccontare la ceramica, dicono gli organizzatori, non solo quella tradizionale, ma soprattutto quella contemporanea. Beh, una manifestazione per noi molto importante, quest'anno peraltro che ha delle ricorrenze importanti, sono 50 anni che è stato scoperto il Pozzo dei Lavatoi, quello da cui è partita la narrazione, la nostra storia, da cui si è ridisegnata la storia della ceramica montelupina, 40 anni dal primo nucleo del museo della ceramica di Montelupo a Palazzo Podestarile e 30 anni dalla prima manifestazione, la prima festa della ceramica. Quindi sono tre ricorrenze che ben si adattano anche al nome che abbiamo dato al sottotitolo, per così dire, alla manifestazione, la macchina del tempo. Torniamo al format originale del Festival della Ceramica di Montelupo, torniamo con molti artisti ospiti, con una bella mostra mercato dell'artigianato nazionale e internazionale, con dei workshop e dei cantieri d'arte, quindi anche con una componente esperienziale importante sulla ceramica contemporanea e con il tradizionale programma di spettacoli e laboratori per ragazzi. Oltre al presidente Mazzeo partecipa alla conferenza stampa anche il consigliere
cameriere di quel comprensorio, Enrico Sostegni. Sì, la festa della ceramica, che si chiama ceramica proprio perché la ceramica è ridiventata il nucleo vero, fondamentale di questa manifestazione. Una 3 giorni che richiamerà i ceramisti più importanti da tutta Italia e non solo, anche dall'estero, un'occasione importante per rifare il focus su quanto sia radicata storicamente questa tradizione a Montelupo e nella nostra regione e come ancora oggi sia importante legata al tema del design, dell'arte. Anche del cicloturismo, di Tuscany Extreme e di Sport sotto le stelle a Camucia, entrambi gli eventi il 10 giugno, sono stati presentati i programmi qui in Consiglio regionale. Torniamo invece sul territorio, all'esterno, siamo all'aria aperta per questa bella inaugurazione di un nuovo parco inclusivo in una piccola frazione del comune di Palaia, Monte Foscoli, a 350 abitanti. Grande festa popolare per l'inaugurazione con tutti i bambini della scuola d'infanzia Pinocchio, che già si divertono sui nuovi giochi. È una cosa molto importante per noi e siamo veramente contenti di essere qui in questo luogo, perché nel nostro progetto educativo portiamo sempre avanti la problematica dell'inclusività. Problematica, ma è anche una risorsa, cioè deve essere una risorsa, e quindi per noi è importante, e nei nostri progetti non manca mai un progetto proprio dell'inclusività. Ma da dove arrivano gran parte delle risorse per questa realizzazione? Ma ogni tanto riusciamo a fare risparmi, riusciamo a efficientizzare, riusciamo a usare meglio le nostre risorse. Noi siamo orgogliosi di aver messo a disposizione delle comunità locali 2 milioni di euro su un bilancio di 20 milioni di euro, frutto di un lavoro di controllo della spesa, frutto della capacità di saper spendere meglio e più velocemente. E tutto questo, questi 2 milioni di euro, li abbiamo messi a disposizione delle nostre comunità per progetti e iniziative come queste, per cercare di restituire al territorio almeno una parte di quello che poi noi spendiamo come iniziative del Consiglio regionale. C'è bisogno da parte della Regione di fare di tutto per rivitalizzare i piccoli centri, per non far sentire periferia i paesi, le cittadine lontane dal centro. Ma questa è una di quelle attività che vanno esattamente in quella direzione. Io vado ripetendo da tempo che noi dobbiamo costruire le condizioni per cui una bambina o un bambino che oggi verrà a inaugurare questo parco giochi qui a Monte Foscoli possa avere gli stessi diritti di una bambina e di un bambino che nasce a Firenze. Per fare questo dobbiamo mettergli a disposizione servizi, dobbiamo costruire spazi di inclusione come questi e dobbiamo fare le battaglie perché la scuola pubblica nei piccoli borghi non venga chiusa, perché se noi non facciamo tutto questo il rischio è lo spopolamento. E far deperire spazi come questo vuol dire perdere un pezzo di quella Toscana diffusa che ci viene invidiata in tutto il mondo. Anche il comune ha contribuito e il sindaco si dice molto soddisfatto. Sindaco Marco Gherardini, che caratteristiche ha questo parco? Un parco inclusivo che abbiamo potuto realizzare grazie a un contributo importante di 11.000 euro del Consiglio regionale. Qui con noi per l'inaugurazione di stamani mattina il Presidente Mazzeo. Siamo felici qui a Monte Foscoli proprio perché si apre uno spazio di socialità nuovo, riqualificato, aperto a tutti, a tutti i bambini e le bambine, anche i bambini e le bambine che hanno delle fragilità, delle disabilità, potranno condividere il gioco insieme. E questo è possibile perché il parco ha delle caratteristiche ben precise, studiate, sia in termini di accessibilità ma anche per diciamo così, la fruibilità dei giochi con colori, con pannelli sensoriali. Insomma, un intervento che abbiamo accolto con grande favore e l'amministrazione ha cofinanziato convintamente il progetto e adesso siamo qui a festeggiare insieme. Oggi chiudiamo con queste belle immagini. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, 16 giugno, sempre sul canale 15 in tutta la Toscana, sempre alle 21:10, dopo il nostro TG della sera.